Va bene così, mi creda. Beh, prendermelo questi. Ci troverà informazioni sulla sua malattia e alternative terapeutiche. Volendo potrebbe... La ringrazio tanto. Ah, senta, le sarei molto grato se non dicesse niente a nessuno. E ho visto tanta volontà e tanta voglia di partecipare e di migliorare. E io il consiglio che do a tutti i ragazzi è di insistere e di non arrendersi alle prime difficoltà, anzi, le difficoltà sono quelle che fanno crescere, quindi non vi arrendete, perché il livello è già abbastanza buono. Però, ripeto, la concorrenza è tanta e quindi bisogna impegnarsi molto per arrivare al top della preparazione. La cosa meravigliosa che io ogni mattina affronto è quella di trovare una cosa nuova, una cosa magica, perché tutto quello che per me è cinema è magia. E quindi l'idea di trovare un qualcosa che non è scontato, che non fa parte dei meccanismi quotidiani di un impiego, già è una grande fortuna, e quindi è qualcosa che mi affascina sempre, da sempre. E la seconda cosa era il consiglio che io posso dare. Il consiglio che do ai ragazzi, anche ai meno giovani, è essere prima attori, perché il doppiaggio non è un qualcosa di staccato rispetto a tutte le altre forme di recitazione, insomma. Quindi anche il doppiaggio ha una tecnica particolare, una tecnica a parte, ma comunque bisogna aver studiato come attori. E io, appassionato pure di doppiaggio, mi sono imposto dagli inizi, da quando ho creato la Scuola Cinema Sud, che avrei fatto partire il corso di doppiaggio solo ed esclusivamente se ci fosse stato un rapporto diretto con almeno un doppiatore che lavora nel mondo del doppiaggio, e un doppiatore quindi di Roma, perché il doppiaggio si fa a Roma ed è giusto partire da qua, da una base valida. Soltanto se si può dare un'opportunità concreta agli allievi, di non tanto una speranza ma proprio un contatto vero con un doppiatore che quindi lavora a Roma. E da 2 anni, grazie a Massimo Corvo, che si è dimostrato gentilissimo, abbiamo affrontato insieme questa avventura, questa fatica, ci sta portando tante soddisfazioni e sono contentissimo. È un problema di udito. Ho fatto un incidente da piccolo. E ha a che fare con tua mamma? Sì, è con mio padre.